Questa è sempre una di quelle ricette semplici, economica, ma ci vuole tempo. Come dice qualche napoletano, è una ricetta di rispetto, perché è la genovese. Quindi questo ragù bianco, famosissimo in campagna, straordinario, perché si chiama genovese, ci sono tante storie, tra quella che dicevano che dei cuochi genovesi al porto, provenienti da Genova, facevano questa pasta, tutto quanto. Ce ne sono tante storie, però torniamo a noi. Gli ingredienti sono questi. Carne di grande qualità ma di basso prezzo, che significa tagli poco nobili. Quindi abbiamo la copertina, grazie Pino della macelleria di Campo dei Fiori, amico mio, eccola qui, e il campanello, quindi tutte cose di lunga cottura. C'è chi mette di tutto, c'è chi mette il maiale, il vitello, io metto il manzo e queste sono le cose che piacciono a me. Poi, secondo ingrediente, sempre roba che costa poco, la cipolla. Allora, tutti dicono giustamente di usare una cipolla del territorio campano, quindi vicino Avellino, e sono cipolle ramate, non sono rosse, sono ramate, ok? Non sono rosse quelle europee, nemmeno queste qua bianche. Io avevo questo perché c'avevo 2 chili di cipolle, quindi avevo questa a casa e ho usato questo. E poi un'aggiunta mia è che sicuramente c'era all'epoca, perché l'olio d'oliva non ce n'era tantissimo extravergine. Lo strutto, questo qua è lardo lavorato al coltello, però se no voi potete comprare un po' di strutto, se no usate soltanto olio d'oliva. Quindi olio, tanta pazienza, olio, tanta pazienza. Quindi mettiamo un po' di olio, questo, metto lardo, ma può essere anche strutto, ci vuole, dà sapore, dà gusto. Poi ci sono tutte le varianti, quindi bel tegame pesante, tanto tempo, questa qua è una ricetta che oggi, che state a casa così, tranquilli, se la mettete qui sull'induzione o su un bel fuoco, con i fornelli, con sopra lo spargifiamma, perché se no non deve essere troppo diretto il fuoco, perché no se si può, si attacca tutta la cipolla, quindi qua si deve sciogliere, qua la cipolla diventare una marmellata. Il buono non è la carne, è la cipolla. Ecco, vedete? Sto sciogliendo piano piano, eccolo qua, il lardo, piano piano piano. Adesso parliamo un attimo della cipolla, che la cipolla è una cosa seria, vi dicevo. Quindi, allora, eccola qua pulita, io mi sono procurato una bella mandolina e faccio così, sottile, 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 vedete? Che bellezza? E questa è così. Poi adesso, guardate, prendo la cipolla. Guardate qui, metto qui. Allora c'è qualcuno che mette il sedano e un po' di carota. Io voglio mettere soltanto cipolla. Ecco qui, facciamo bene. Si mette subito un po' di sale. Perché? Perché il sale favorisce i liquidi. Tira fuori i liquidi, dà fuori i liquidi la cipolla. Perché a noi ci serve una cosa che piano piano tira fuori i liquidi. La cipolla. Poi, diverse scuole di pensiero, mi piace perché mi piace leggere le ricette, dice, di quella di rosolare la carne e quella di metterla così appoggiata. Io sono per la seconda, perché sono per la seconda? Che se devo estrarre il succo non posso rosolarla, perché se la rosolo poi sigillo l'esterno e non tira più fuori niente. Allora, questo è il campanello, guardate che carne, spettacolare. La metto qui, comincio a appoggiarla, qua, così, la faccio bella ricca, perché noi non ci facciamo manca niente, faccio un po' pezzettoni così, così la sistemiamo meglio. Questa è la copertina. La copertina che cos'è? È quella parte superiore della bistecca, dell'ombo, che tante volte vi capita che è un po' più duretta quando tagliano una bistecca perché non l'hanno levata. Mi metto qui, appoggiato qua, così. Guardate, mamma mia che spettacolo. Fuoco bassissimo, metto un po' di sale sulla carne, ecco qui. Poi c'è qualcuno che mette i mazzetti, diciamo, aromatici con tante erbette che non dice mai a nessuno. Così poi diventano ricette segrete, ricette di famiglia, ricette proprio personali che uno si tiene per sé. Ci vediamo dopo. Ma dopo lo sapete quando? Quando ho messo il coperchio e quando sono passate 4 ore. Quindi fatemi una passeggiata, lasciate il fuoco bassissimo. L'induzione è la cosa migliore perché sistemate a una temperatura e così rimane. Se no, spargifiamo, se no ancora, se ce l'avete a casa, stupenda, quelle belle cucine in ghisa economiche di una volta, siete per legno o il carbone.
ci vediamo fra un pochino. Allora, ieri pomeriggio ho iniziato a cuocerla. Dopo 5 ore ho spento tutto e adesso oggi ho riacceso il fuoco. Questa è la mia versione: cipolla, un po' di il lardo, un po' di olio e la carne. Guardate qua che roba, guardate che spettacolo. Questa così. Ma che pasta, guardate qua, ma mi va per il fame? Io sono una fame da paura. Allora, ma pensate un attimo una cosa, la pasta, qui la pasta senza dubbio è questa. Sono queste, le zita, che si fa così. Si spezzano così, almeno in tre parti, eccole, e si butta queste. Però io personalmente voglio metterci questi rigatoni giganti, già ho messi dentro. Adesso prendo un po' di salsa, questa pure, guardate qui, mamma mia che spettacolo, guardate qua che roba. Allora, c'è chi la fa un po' più caramellata la cipolla, c'è chi la lascia un pochino più morbida e c'è tutto di tutto, e quindi bisogna un attimo capire come la volete voi. Ecco, adesso io che faccio? Metto la pasta, guardate qua che spettacolo, intanto qua dentro, guarda qui, guardate che spettacolo. E non vi spaventate della troppa cipolla, è spettacolare, questo piatto è eccezionale. Quindi lasciamo qui, adesso spengo qua l'acqua, la grande città. Allora adesso facciamo bene mantecare, guardate qua, guardate che spettacolo. Poi ci vuole il parmigiano, il pepe, vedete? Pepe abbondante, mamma mia, perché deve essere profumata questa pasta. Allora, vi dicevo, addirittura c'è chi dice che prima di mangiare questa pasta ci si fa il segno della croce, per quanto è importante e per quanto ha valore questo ragù alla genovese. Intanto qui che cosa ho? Ho la mia carne, guardate qua così. Allora, a fettine, sì, serve in più maniere, o a fettine sul primo, sulla pasta, o se rotta quanta è rotta in questa maniera, guardate, vedete che bella, così, questa è spettacolare, mamma mia, sta buona. Vado, così, vado, carne qua, meraviglioso, vai, così, ah. E qui c'è il nostro rumore, non lo ricordate? Guardate qua che meraviglia, adesso, fuoco spento, induzione spenta. Da una grossa mano per la cottura di questa ricetta, perché si regola bene il calore. Vado così, parmigiano, vado. Mamma mia, che spettacolo. Adesso, mettiamo qua sul piatto. Guardate qui, questa è poesia. Guardate che poesia. Guardate che spettacolo, vado così e mo assaggiamo. Quindi primo, secondo, terzo, tutto c'è il dolce, c'è tutto. Le apparizioni, è strepitosa, buonissima e come sempre questa pure è semplice, economica, perché la carne che usiamo sono tagli poveri, però c'è un po' di tempo, non è velocissima, questa sì. Di nuovo, buon anno a tutti, un sereno anno, tanta fortuna, tanta salute e tanto buon cibo. Un bacio a tutti quanti, da Casa Mariola.